Signor Giuseppe, andiamo. Il sole è la cosa di cui ho più paura. Il sole? Vabbè, ah sì, se sono albini ovviamente non possono prendere tanto sole. Mamma mia, che brutto, brutto, bruttissimo quello che ho appena visto. Ah, madonna, che coltello era quello? Quanti di voi hanno un amico albino? O meglio... Neanche uno? Quanti avete visti nella vostra vita? Questa potrebbe essere una domanda molto peculiare, una bambina. Però non qui. In Tanzania, dove vive il maggior numero di albini al mondo. E quella che potrebbe sembrare solo una curiosità genetica, in realtà qui è molto di più. Albinismo vuol dire stregoneria, magia nera e purtroppo anche una violenza. Com'è la magia? Perché qui la storia che vi voglio raccontare oggi è molto forte. Forse sarà difficile anche da comprendere, perché gli albini in Tanzania, in questa parte del mondo, sono cacciati. Cacciati come prede. Si pensa che il sangue, le ossa e la pelle degli albini possano essere utilizzate per creare delle pozioni che portino ricchezza e salute. E per... Cioè, beh, adesso non è per cattiveria, perché quando guardo i video di Progetto Happiness sembro sempre quella persona razzista e tutto quello che ne va dietro, però non è così, ovviamente. Ma il problema è, ma in che mondo vivono queste persone? E la pozione con il sangue del... Ma che cazzo state dicendo? Pensate che gli albini qui vengono visti e percepiti come dei fantasmi. E che quindi è assurdo come in tutti i posti del mondo ci siano cose completamente diverse l'una dall'altra, cioè... Boh. È normale, quasi accettato, potervi uccidere. Questa purtroppo è la realtà degli albini. Albini, non alpini. Che vivono in costante paura di essere attaccati, di essere vittima gli albini di attacchi del genere. Madonna, che uccello... quanto possa essere difficile. Raga, ma quanto grossi questi uccelli? Di essere vittima di... Porco di, ma è grande come il bambino? Attacchi. Quanto grosso? NordVPN? Ah no, dove gli albini pensavo. Si nascondono e vengono protetti. E noi stiamo andando proprio lì per incontrare ed ascoltare le loro storie. Ma prima lasciate che vi spieghi meglio. Nel cuore dell'Africa orientale, circondato dalle acque senza tempo del lago Vittoria, c'è un'isola che pochi conoscono, Ukerewe. Qui, su questa terra remota, si nasconde una delle comunità più perseguitate in Africa, gli albini. Negli ultimi decenni è diventato un rifugio dove uomini, donne, bambini e albini cercano protezione da una caccia spietata che li perseguita in tutto il... Cioè, in pratica, se sei un africano albino, ti trasformi in un orco, tipo. È questa la regola. Niente africano. Soprattutto in Tanzania, l'albinismo è avvolto in credenze popolari e superstizioni. Si pensa infatti che gli albini abbiano poteri magici e che parti del loro corpo possono essere utilizzate in riti di stregoneria per portare fortuna o guarigione. Non funziona così, amici africani, non funziona così. Hanno trasformato gli albini in prede, perseguitati e mutilati per alimentare un oscuro commercio di parti magiche. E così, sin dall'infanzia, crescono con la consapevolezza... Questa è presente una zia single che decide di rifarsi la faccia per sembrare più fica, ma qualcosa va storto. ...sa di dover fuggire o nascondersi. E proprio Kerewe è diventato il loro rifugio. Un'ultima linea di difesa perché è difficile da raggiungere. Qui possono cercare di vivere senza il terrore costante di essere rapiti o mutilati. E nonostante sappiano che nemmeno qui possono abbassare la guardia, in mezzo a questa paura cercano qualcosa che al mondo esterno può sembrare impossibile. La felicità. E prima di raggiungere l'isola di... Fanno un po' paura, in effetti. Kerewe, noi siamo qui in questo villaggio a 30 km da Mwanza per incontrare dei ragazzi locali che sembra ci possano portare... Chi di voi ha mai visto il Codice da Vinci, il film? Da un vero stregone, almeno qualcuno che ci possa spiegare bene questa pratica disumana. Eppure qui in Tanzania è illegalissimo, ovviamente, ma il 50% della popolazione crede ancora in queste pratiche, in questa stregoneria, a causa chiaramente dell'ignoranza, della mancanza di istruzione. La saga del Codice da Vinci, sia i libri sia i film, sono bellissimi. Angelo e Demone io lo metto in top 3 dei miei film preferiti. ...e della povertà. Quindi queste pratiche sono ancora radicatissime e diffuse in tutta la popolazione. Attendiamo il calare della notte per poter entrare nel villaggio, immersi in un buio che sembra avvolgere ogni cosa. Qui siamo lontani da tutto e da tutti. E dobbiamo solo sperare di aver riposto la nostra fiducia nella persona giusta. L'unico che ha accettato di accompagnarci qui è Ruby, un ragazzo del posto di religione rastafariana. Si batte da tempo per proteggere gli albini, cercando di sensibilizzare la sua gente e sfidando credenze che li vedono come prede. Okay. Immagina di vivere sapendo di essere una preda. E magari il tuo miglior amico o il tuo vicino può arrivare a tradirti e ucciderti solo per soldi. Da quando sono nato fino ad adesso, che ho 29 anni, cazzo, non fratello. Ho mai visto un funerale di una persona albina. Penso che sia per paura.
Le persone pensano che facendo il funerale possono attirare qualche stupido che nei giorni successivi può fare qualcosa alla salma. Loro... Sì, possono rubare il corpo perché credono che le sue parti siano un affare, che è una cosa fottutamente stupida. Perché riprendere un piede? Perché riprendere un piede? Ma poi... Ci stanno raccontando che il mercato nero qui... ha dei prezzi altissimi per le parti del corpo degli albini, per esempio le dita, le mani possono valere 2-3 mila euro, un braccio può valere 5 mila euro, una gamba 7 mila euro, mi sembra assurdo parlarvi di questo, però ogni parte del corpo ha un valore, pensate che tutte queste parti insieme arrivano addirittura a una cifra esorbitante di 70 mila euro qui. Quindi persone con delle cattive intenzioni possono arrivare davvero... Ma soprattutto in quel posto lì, chi cazzo ce li ha 70 mila euro, scusate? A fare qualcosa di disumano per guadagnare dei soldi. Ci hanno anche raccontato che i genitali alcune volte vengono utilizzati come portachiavi. Pensate un po'. Ma come? Ma come? Cioè vuol dire che se quelli tagliano piselli e lo usano come portachiavi? Sus! Questo villaggio è comunque il punto di riferimento per tutte le persone che hanno dei problemi mentali o comunque dei problemi di salute. Ed essendo uno stregone, quindi... un dottore magico per loro. Cioè comunque accostare alla parola dottore magico è proprio la cosa più sbagliata da fare. Un dottore magico, cazzo sei? Madama Chips di Harry Potter? Ma che cazzo è? Tutte le persone con dei problemi. Dietro di noi c'è un uomo legato a un albero attraverso una catena. Situazione surreale. Dopo aver atteso che finisse un rito propiziatorio, lo stregone ci accoglie. Con nostra sorpresa, però, scopriamo che lo stregone è una ragazza giovanissima. Uno stregone è lì per lo scopo di aiutare le persone, non per uccidere gli albini. Gli albini sono esseri umani. Sicuramente i veri stregoni non temono la legge. Non esistono i veri stregoni. Un vero stregone ha un permesso speciale per esercitare e segue con scrupolo gli ordini del governo. Sì, sì, ed è per questo che tipo in Africa ci sono malattie... mortali che se la prendi muori al 200%, perché ci sono gli stregoni e non i dottori. Invece le persone che fanno quelle cose sporcano il nostro nome, sono persone malvagie. Ganga. Arrivano addirittura a uccidere per le loro magie e il nome degli stregoni viene accostato a quello degli assassini. Quando queste persone vengono catturate, giurano di essere state mandate dalle streghe, ma la stregoneria non ha mai fatto cose del genere. Il vero stregone è sulla terra per aiutare le persone. Quelli che hanno altri scopi all'infuori di questo sono solo dei truffatori. Così giovane, ma così saggia e potente. Tutto il villaggio pende dalle sue labbra. E fortunatamente lei sembra usi i suoi poteri solo per il bene delle persone. Quali poteri? Quali poteri? Di che poteri parlano? Quali poteri? Per quanto ne so, l'albinismo non è una disabilità, ma una condizione che può semplicemente... Ma scusami, allora, cioè se noi persone bianche diciamo qualcosa di brutto nei loro confronti, no? Come potrei dirlo io in questo momento, screditando la loro credenza o le puttanate che fanno, ok? Passerei per razzista. Ma le persone di colore, cioè questi africani qui, in Tanzania, come cazzo si dice, che odiano oppure vogliono uccidere per vendere le parti, eccetera, eccetera, di questi albini, che sono comunque delle persone bianche, di pelle, è razzista? È razzismo? Capitare di avere. Quindi io di tutta risposta lo potrei offenderli, brutalmente, però non lo farò. Puoi pensare esattamente come una persona non albina, camminare allo stesso modo, avere le stesse abilità, forse persino migliori. Non mi sembra giusta questa cosa. Adesso... Perché ora io, perché queste persone qui adesso fanno i razzisti con i bianchi, adesso non posso insultarlo dicendo un N-word associata a un'altra brutta parola? Perché non posso farlo? Non ha senso. Semplicemente che a loro manchi qualcosa, ma non credo assolutamente... Ma puoi dire un albino africano, l'N-word? No, perché è bianco. Sì, c'ha il naso, la somiglianze di una persona nera. Marrone, in realtà, perché non sono neri, sono marroni. Però è bianco di pelle. Esattamente che abbiano superpoteri. Non ci credo. Non ci sono differenze. Le regole sono fatte con il culo, l'unica sono d'accordo. È il colore, ma non ce ne sono altre. Se lui è un affare, allora lo sono anche io. Però da un lato, no, se una persona si ammala e va dallo stregone,
Posso dire, senza passare da persona razzista, che se crepi un po' ti sta bene? Porco Dio, ci sono i dottori che hanno studiato. Oh, la tecnologia, sono il 2025, oh. Che ci avete la birra, i led, i neon, e poi andate dallo sciamano, vi fa bere il piscio di capra misto a sangue di bambina appena sgozzata. Cioè, non... Perché? Posso dire, mi dà più fastidio persona di colore che nera. E in realtà anche loro, però poi io penso, a me dà fastidio chiamarti nero. Sei persona nera. Uno, non sei nero. Porco Dio, sei marrone. Intanto. Come noi chiamano bianchi. Noi non siamo bianchi di pelle. Questo è bianco. Questo? Questo non è bianco. Questo è bianco. Diciamo le cose come stanno. Al nostro arrivo ci accoglie Vedastus, uno dei leader della comunità albina. Ha una grande missione qui sull'isola. Dare rifugio e speranza a quanti più albini possibile nel centro di protezione che è stato costruito proprio a Ukerewe. E ora stiamo andando proprio lì. Non lo faccio con link di Yaki. Sicuro per un albino... vivere a Ukerewe. C'è una probabilità più alta che gli albini qui a Ukerewe siano al sicuro. C'è molta protezione. In questa comunità quasi non esistono casi di omicidio oppure crimini contro le persone con albinismo. Qui dopo la pubblicità in Egitto lo merita. Tutto sembra normale. Sono d'accordo. Da tempo... Perché non avete mai visto le pubblicità... per le sponsor del ridoppiatore, anche quelle meritano, eh? Non abbiamo registrato episodi legati alle leggende sugli albini. Non ci sono stati episodi di riesumazione dei corpi, furto di ossa o altre storie simili. Qual è il tuo ruolo nella tua comunità? Mi occupo della tutela legale delle persone albine e con disabilità. Okay. Le leggi sono fondamentali. Senza di esse non potremo vivere in pace. La legge ci protegge, impedendo che veniamo trattati come oggetti preziosi. Quanti albini vivono ad Ukerewe? Attualmente, secondo i dati nel nostro ufficio, ci sono circa 70 persone con albinismo qui sull'isola di Ukerewe. Che quel mondo esterno da cui veniamo, Madonna, noi... Un orco. Lui è palesemente un orco, sì, cioè... Ci sono veramente, ma anche la consapevolezza... Cioè, lui è palesemente un orco. Cioè, se tu prendi questo frame qui, vicino a lui, e lui, e qua metti tipo uno sfondo di Skyrim, e di fianco qui un PNG degli orchi di Skyrim, sono uguali. Che quel mondo identici. Esterno da cui veniamo noi è spesso un luogo che li ha traditi. È come se ogni sorriso portasse con sé un po' di timore, ma anche il desiderio di sperare. Guarda che swag questo. Anche cominciato a piovere, ma è una giornata meravigliosa in realtà, perché arrivare in un luogo del genere dopo tutto quello che abbiamo ascoltato mi dà sollievo. Pensate che l'età media della vita degli albini è di 30-40 anni e il rischio maggiore ovviamente è il sole. Questo è il loro nemico numero uno. Una persona con albinismo eredita una carenza di melanina, il pigmento che dà colore naturale alla pelle, ai capelli e agli occhi. Ok. E qual è la tua paura più grande? Il sole. È la cosa che temo di più. Sono d'accordo. Dico il fatto che tu venga discriminata per il colore della tua pelle. Forse per essere troppo bianca. Sì, è piuttosto ironico. Ma in pratica lì la roba è al contrario, capito? Qua gli altri che hanno qualcosa contro il colore della pelle degli africani e lì invece ce l'hanno con i bianchi. È stato, ho capito, molto dai. Difficile. La prima persona nera che mi dice ma qui siete razzisti, gli tiro uno schiaffo proprio non violento, violentissimo, e li porto via i denti. Vivere in un ambiente... Fantastico, dentro al centro c'è anche un laboratorio, in cui questi ragazzi... cuciono e preparano i cappelli di cui albini ne hanno tanto bisogno per proteggersi dal sole, perché proprio grazie a questi cappelli, che hanno la visiera molto ampia, riescono a non scottarsi, almeno il collo, il viso, per loro sono essenziali. Lavoro per i nostri fratelli albini. Fratelli! Mi fa sentire bene lottare insieme a loro per dimostrare a tutti che sono esseri umani come noi. Qui produciamo questi cappelli che poi vengono distribuiti agli albini in tutta la Tanzania. Questi cappelli con la tesa ampia sono fondamentali per proteggere la loro pelle dal sole. Vedete come usano il cellulare? Perché una delle condizioni più gravi dell'albinismo è la riduzione della vista. Cosa sta facendo il bro dietro con il telefono? L'imitazione della...
vista sotto tanti aspetti. Per esempio, chiaramente non riescono a vedere bene, hanno una limitata concezione della tridimensionalità degli spazi. Questa cosa è fighissima, Soffrono di fotofobia, ovvero un'ipersensibilità alla luce. Questo non gli permette di vedere bene in tantissimi aspetti. Infatti il cellulare lo usano sempre molto vicino agli occhi. Quando sono a scuola i bambini devono sempre stare ai primi banchi perché non riescono a vedere. Perché sono tutti degli orchi? Neanche la lavagna. E in più anche nello sport. Non riescono a praticare lo sport perché non riuscirebbero spesso a prendere, ad afferrare neanche una palla, perché non riescono a concepire il movimento, lo spazio e la tridimensionalità degli oggetti. Che palle! Quali sono le paure e le difficoltà che un albino deve affrontare fuori da qui? La priorità per gli albini è la salute. E il governo ha iniziato a offrire assistenza sanitaria, migliorando sicuramente... In realtà, quando le persone parlano e sono sedute, oppure stanno parlando, facendo cose importanti, si mettono così, quello non è il simbolo della fica, è il simbolo del potere. Gli albini sono come chiunque altro, anche perché nascono da genitori neri, che però poi li ripudiano. Qual è il tuo sogno per la comunità albina? Beh, ci sta. Il mio sogno è che la nostra comunità venga accolta così com'è, con amore, per dimostrare il valore che possiamo dare alla società e al mondo. Io ringrazio Dio per avermi fatta albina. Non è stato Dio a farti albina. Mi dispiace darti questa brutta risposta, ma non è stato lui a farti albina. Non dubito di me stessa. Mi ha creata così e non ho mai sofferto. Non ti ha creata così. A volte posso incontrare qualcuno che non riconosco subito e questo può spaventarmi. Però sei un poeta, Mike. Sono felice di essere così perché mi sento unico. Sono nato così per volontà di Dio. Ma ancora Dio non c'entra niente, Dio non c'entra niente. Anche perché se fosse stato Dio a crearvi così, vi vuole proprio male a crearvi così e mettervi in un posto dove vogliono ammazzarvi. Ma poi accettare se stessi è fondamentale per che essere rabbia. Felici. Quando ti accetti, trovi la tua felicità. Ma quando ecco arriviamo, perché non posso dire che non mi piace il mio albinismo. È una parte di me, qualcosa di immutabile. Vivrà con me fino alla fine e per questo ne sono per felice. Per forza di cose, sono orgoglioso di essere albino. Questo è intelligente. Ho perso i miei genitori a causa... Ma sono tutti intelligenti, brother. ...del cancro alla pelle. Vabbè, a parte che se dici che è stato Dio a farti così, forse lo sai un po' meno, Peccato cure... Però vabbè. È davvero surreale pensare che essere albino in Tanzania significhi vivere ogni giorno come una preda. Ti svegli sapendo che per il colore della tua pelle non puoi fidarti di nessuno, perché per allora alcuni esplodi. Sei solo un oggetto magico e prezioso da cacciare. E ogni sguardo attorno a te può nascondere un interesse oscuro. Ed è come vivere una doppia vita, invisibile per chi dovrebbe proteggerti, ma troppo visibile per chi vuole sfruttarti. In realtà però, osservandoli da vicino, capisco che ogni parola calorosa, ogni gesto spontaneo, ogni sorriso genuino di queste persone è un atto di coraggio purissimo, perché non stanno solo cercando di sopravvivere, stanno lottando per il diritto di vivere pienamente, di essere felici nonostante chi li consideri oggetti anziché esseri umani. Ed è tra loro che comprendi che, anche se il mondo li considera fragili, sono forse tra le persone più forti che io abbia mai conosciuto. Bene, dai. Bene, dai. Bel video.